Buongiorno ragazzi, mi raccomando per chi volesse sostenere il canale di Solerati, lo può fare con un semplice clic qui è tutto gratis. Il nostro claim rispettando chi chiede le donazioni, ma noi siamo contrari. No, abbonamenti. No, donazioni, un'iscrizione gratis per chi vuole stare accanto a noi, vuole camminare con noi. Iscrivetevi ed attivate la campanellina a quanto pare allora non eravamo pazzi a dire già da due anni che l'Inter sarebbe rimasta a San Siro con una ristrutturazione e durante la ristrutturazione ci sarebbe stata una capienza ridotta al minimo e a quanto pare è quello che stanno dicendo in queste ore Antonello è è entusiasto del progetto e quindi quando io dicevo non esiste Rozzano non esiste eh, Milano 2, l'Inter farà di tutto per rimanere a San Siro. A quanto pare l'Inter rimarrà a San Siro con un, una ristrutturazione che sta un progetto di ristrutturazione che sta affascinando tutti. Antonelli, in, Antonello in primis perché ne parla in maniera entusiasta. Quindi non esiste Rozzano, eh, ma il terreno lo hanno rifermato. Non vuol dire nulla se hanno fermato il terreno per altri sei mesi. <coughs> La priorità dell'Inter è sempre stata quella di rimanere a San Siro Vedremo poi come va a finire. Allora, ragazzi, molti di voi mi apprezzano, poi sono anche spesso criticato, ma ci sta quando, quando ti esponi e dici le cose che pensi, anzi è giusto essere criticato, è bello essere, è bello essere criticato perché magari le critiche ti possono fare anche crescere. Parlo in generale nella vita, non su YouTube perché io ragazzi ma di che ragione, cioè di cosa stiamo ragionando io sono un tifoso come voi non sono uno youtuber ma ieri sera mentre guardavo la partita ce l'hanno nuova a Bayern, ce l'hanno nuova a Bayern dall'altro ti volevo ricordare l'ennesima grande prestazione di Denzel che non ha fatto vedere boccia a Teo Hernandez e a quanto pare Denzel rimane e stai attento a quello che ti dico se Denzel rimane io sono contento perché Denzel è un grande giocatore eh ma non salta l'uomo, non salta l'uomo ma fa tante altre cose e contribuisce tantissimo al rendimento della squadra. Denzel Danfris poi i suoi assist li fa, i suoi gol li fa, non sarà Achimi, non sarà Cancelo, non sarà Figo, non mi interessa, quello che conta è il rendimento e lui con la testa a posto perché quest'anno secondo me è stato un po' sballonzolato per il discorso del contratto, se lui rimane e rinnova vedrete il giocatore tornerà Denzel Danfris. Comunque, Denzel, se rimani, io sono felicissimo. Perché io lo reputo un giocatore da Inter. C'è la nobile, ragazzi. Cioè, allora, allora, il discorso di c'è la nobile del Bayern, a livello anagrafico, calmati! Sto dicendo a livello anagrafico. Se il Bayern ti dà 50 milioni, te lo devi vendere. Anche perché io ricordo a chi fa mercato agli esperti di mercato anche su youtube che l'inter parte a luglio con eh, un passivo di mercato meno 50 cosa vuol dire vuol dire che l'inter deve ancora ripagare deve, deve ancora ripagare una parte del mercato dell'anno scorso quindi saldo mercato inter a luglio meno 50 e dai a livello eh, di tempisti fino a, diciamo al 10 Comunque nei primi giorni di luglio devi trovare questi 50 milioni per ripagare il mercato dell'anno scorso. Ocli non farà grandi investimenti, ma terrà una squadra competitiva prima di cederla. Le solite cose. Chi si aspetta acquisti da 40-50 milioni, secondo me ha sbagliato Parrocchia, ragazzi, parliamoci chiaro. C'è cioè la Noglu a livello anagrafio, se il Bayer ti da 50 milioni, te lo devi dare. La logica ti dice questo. Poi bisogna entrare nel discorso tattico, rendimento. Perché uno sa fare la doppia fase come lui, non lo trovi dietro l'angolo. Uno che fa girare la palla veloce come lui, che non dà punti di riferimento di riferimento eh, al centrocampo avversario quando scende giù a pressarti, non lo trovi perché lui ha un giro palla velocissimo. Brozo, quando apriva il gioco, la prima, ma lo apriva sempre in maniera macchinosa, lenta, e il centrocampo avversario aveva modo di venire su e di intercettare le linee di passaggio, cosa che con Celanoglu non, non, non succede perché uno che gioca spesso a due tocchi, verticalizza, la palla va a 2000 all'ora. Lui questo è fortissimo. Quindi il gioco di Celanoglu poi, cosa che non, nessuno dice mai, ma te lo dico io, ha esaltato anche le qualità di Mkhitaryan, perché il modo di giocare del Turco esalta il modo di giocare anche di Mkhitaryan. Quindi hai eh, capito? Eh, influisce tanto Cialanoglu nell'Inter io su quello ragazzi sono d'accordo capito? Quindi che succede se te ti togli Cialanoglu o trovi uno simile o cambi impianto di gioco a centro campo ma eh, non è facile cambiare impianto di gioco a centro campo che Zeliski, si sì, Zeliski non ha il giro palla di Cialanoglu Zeliski non ha le caratteristiche di Cialanoglu Zeliski è, è un vice Michitania per come la vedo io quindi ha anche il cambio Broso-Ciala cioè, Broso-Ciala l'Inter eh, cosa ha acquisito? Magari ha perso un po' nelle linee di interdizione perché Broso era molto bravo nelle linee di interdizione e negli inserimenti, lì Broso magari è più bravo di Ciala, però hai acquisito più esplosività con Celanoglu molto più aggressivo, più reattivo giro palla che va a 2000 è un bel giocatore, sono d'accordo anche se il Turco fino a 27 28 anni giocava in una squadretta a volte sì, a volte no. Questo bisogna dirlo. Non era il l'hanno di ora. Lui ha cominciato il suo esploit, è arrivato a 28 anni, ora ne ha 30. Cianoglu a 30 anni e 6 mesi, a quasi 31 anni. Anno nuovo va per i 31. Ricordati una cosa: che nei 3, 5, 2, quello, sia a livello mentale che fisico, è un ruolo che ti, che ti prosciuga, eh. Quello è un ruolo massacrante, anche perché devi rimanere sempre connesso e mentalmente spendi tantissimo in quel ruolo lì. E quando incominci a passare i 30 anni, non è come quando ce ne avevi 25, c'è da fare anche questo discorso. Qui, diciamo che la dirigenza, per quello che riguarda le strategie a centrocampo, hanno sempre fatto delle ottime operazioni, molto meno in attacco. Cito il ritorno di Lukaku, Correa, Arnautovic, anche se. Eh, Arnatovic a, a calcio sa giocare, lo sappiamo tutti. Il problema di Arnatovic è il fisico perché ha 35 anni e tanti e troppi acciacchi. E quindi, ragazzi, io ripeto: eh, 50 milioni sono tanti, lui ha 31 anni. Poi bisogna vedere anche lui. Baia gli offre 8 milioni. e Io, ragazzi, vi dico la verità, ai giocatori non mi affeziono più. Anche se in questa Inter ci sono due o tre giocatori a cui sono molto affezionato. Però se arriva a 50 milioni, giocatore a 30 anni e 6 mesi, la dirigenza a centro campo ha dimostrato di saperci fare. Ripeto, le strategie in attacco mi sono piaciute molto molto meno. Ma eh, la situazione economica, ricordiamoci, e noi veniamo da una gestione del cinese alquanto disastrata a livello finanziario. Ocri... Ok, L'ha detto mille volte: non è interessata alla gestione del non rimarranno a lungo quindi loro la devono spolverare, lucidare, tenere in forma e poi piazzare. Non sono interessati al inte, bisogna dirlo. Quindi, grandi investimenti non ci saranno. Purtroppo, ripeto, c'è da pagare anche un po' il mercato dell'anno scorso. Non mi meraviglierei di una gestione di cena sono sincero. Però poi hai rinnovato, Lotaro Martinez, hai rinnovato a Barella, cioè comunque. Non è che stai distruggendo una squadra. Qualora andasse via, Cialanobi, c'è un giocatore a me piace tantissimo. In conclusione di video, che è Kefren Turam. Kefren Turam lo seguo da tre anni ed è una bestia, è un animale, è fortissimo. Spero vivamente che non vada alla Juve. Ciao, amiche.